ragazze e ciao ragazzi. Allora, video prodotti, come sempre giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che ora vi mostro, quindi dei prodotti finiti, acquistati e qualcosina da recensire. E in più, vicino quando vi mostro il prodotto finito apparirà un link che vi rimanda al video recensione di quel prodotto, al secondo esatto in cui la recensione parte. Lo potete cliccare senza problemi, perché questo video si interromperà e Madonna, queste macchine! E si aprirà in un'altra pagina l'altro video. Allora, iniziamo subito, perché già ho perso un minuto. Ho finito questa crema corpo della Natural Honey Spa, crema corpo idratante. Poi ho finito della Revlon questo smalto blu, il 94 Midnight Affair. E ho finito questo lucida labbra della Kiko, il numero 12, se non erro, non c'è più scritto, era scritto sulla scatolina, della linea quelli volume. Questo mi fu regalo da mia sorella. Fondamentalmente io l'ho finito metà, perché lei ne aveva consumato la mia metà. Prima me l'ha regalo per Natale, poi l'estate successiva se l'è mangiato letteralmente e io poi l'ho finito. Poi mi è caduto a terra questo ombretto della B-Up, il numero 30, era un ombretto nero opaco, bellissimo, solo che mi è caduto a terra, si è sfrantumato, non potevo neanche raccogliere e prendere la polvere di pigmento perché era impossibile, anzi dovevo anche lavare a terra. Poi sono salita da mia nonna e ho trovato questa, che è una pochette... anche con il manico, se trovo, ecco qua, l'apertura ve la voglio mostrare perché è molto carina. Allora, è fatta questo verdino tipo color khaki, quelle cose così, a pois e a righe come si portano ora, ha il manichino, è triangolare, quindi è abbastanza capiente però non ingombrante. Ha le due cerniere e dentro, ragazze, è fucsia. È bellissimo. Questa me la porterò in vacanza. Molto carina, mi piace un sacco. Poi sono passata da Sephora, sempre per il discorso vacanza. Ho preso questo, il contenitore per i liquidi, con già dentro dei... come si chiamano? Oddio. Dei contenitori, vabbè. L'ho voluto prendere perché questo è fatto abbastanza, è fatto bene, perché ha anche la cerniera. Di solito si trovano quelli con quella cernierina di plastica che si distruggono. L'avevo comprato l'anno scorso, appena riempito o chiuso, mi se ne è venuto in mano sia morta quando, prima di partire che prima di tornare. Fortunatamente riuscii a sistemarlo, però questo ovviamente è un pochino più solido. E l'ho pagato, l'ho spuntino da qualche parte, 6,20 euro, l'altro tipo 5 euro, quindi ho pensato per 1,20 euro di differenza preferisco questo. Poi dentro l'altro aveva i contenitori da 100 ml, secondo me esageratamente grandi, invece questo ha 2 da 40, quindi fattibile. Poi uno spruzzino da 30, che non so se utilizzerò, poi vediamo. La smetto. Una jar grande, però non c'è scritto da quanto. Questa qua, sinceramente, se la potevo risparmiare mettevo un'altra due piccoline, perché la piccolina è piccina. Secondo me questa è da 20-30 ml, ma no, forse 20. 10, non lo so, non c'è scritto. Ah no, sta scritto 10. E piccina. Ah, queste cose sono molto comode. E poi in più c'è anche una spatolina, non so se si vede, sì, a cucchiaino così. Sempre utile. E ancora le etichettine per segnare, contrassegnare i vari prodotti all'interno, che sinceramente non ci posso scrivere sopra se non con un pennarello, yes, nero, e quindi non so se li incollerò vicino. Ora richiudo tutto
Che poi come mettono loro le cose, sembra che non c'entra niente. Io riesco a far c'entrare di tutto. Se mi ricordo, oppure se vi interessa, fatemi sapere. Quando lo riempio per andarmene in vacanza, vi faccio vedere quanta roba in secco qua dentro. E poi mi hanno dato due campioncini della nuova crema di Sephora. Beautiful, come ti chiami? Sì, Beautiful Plus. Dei bei campioncini da 4 ml. Così. Ne volevo lasciare uno alla mia amica. Ci siamo anche viste dopo che ho comprato queste cose e me ne sono completamente dimenticata. Magari che le ho preso una cosa che volevano, magari. Ah, il kit si chiama, perché ce ne sono due diversi. L'altro ha già delle cose all'interno, tipo un piccolo spazzolino, un pettinino, no, una spazzola, non un pettinino, salviette struccanti e qualche altra cosa. Costa 14 euro, ma sinceramente ho preferito questo perché voglio metterci io le cose che piacciono a me. Poi il pettinino ce l'ho, lo spazzolino piccolo non mi piace utilizzarlo, preferisco portarmi quello grande, lo metto all'interno del beauty, non all'interno della bustina trasparente. Quindi questo comunque si chiama Kit Weekend My Bedroom on the Go. Carino. Cosa dirvi più? Ah, la jar grande è da 50 ml, cioè quanto un contenitore per le creme. Ah, potrebbe essere utile a casa. Io in questo periodo mi faccio la crema colorata fai da te, mischio la crema quotidiana con il come si chiama? Con il fondotinta per farmi una crema molto più leggera, perché poi si inizia a fare caldo, sta piovendo. Cioè ora no, più iniziare il video ha piovuto. Che stabilità. Cacchine. E questo quindi mi è piaciuto. Ok, buttiamo dentro, mettiamo qua. Poi sono passata, aiuto, da G-Cube, mi ha dato il bustone G-Cube questa volta. Quando sono passata c'era, vabbè, delle offerte che, di cui personalmente non ho usufruito. Quando sono passata, scusate, era il compleanno del negozio, della catena, e quindi c'erano su tutti i prodotti tipo shampoo, balsamo, maschere e altri prodotti il 50%. Mia madre si è presa lo shampoo per capelli colorati, io però non dovevo acquistare shampoo, quindi non mi è interessato, ma ho acquistato la spazzola questa per aiutare i capelli a fare lisci. L'ho pagata 10 euro. Però avevo il 20% di sconto, cioè non costava 10 euro, cioè io l'ho pagata 10 euro perché avevo il 20% di sconto, ce l'ho fatta. Poi ho preso questo che è un, come si chiama? Un diffusore portatile in silicone adattabile. Lo vorrei cambiare perché mi sono resa conto che il fono che io uso, quello piccolino da viaggio, ha un beccuccio un po' particolare, anzi ora ve lo mostro. Il fono che utilizzo è della Roventa, anche la sua custodia, scusate, ed ha questo beccuccio un po' particolare. È gigante, fammi togliere questo però prima. È gigante e non è tondo, ma è un po'... a forma di ovale, quindi ho difficoltà ovviamente a inserire, non ci entra. Ho chiesto alla commessa se era possibile cambiare il prodotto, le ho detto che non l'ho utilizzato, l'ho soltanto provato, e le ho detto anche perché insieme a questo gratuitamente c'era in regalo questo prodotto per lo styling, è un volume spray. Ho detto anche che non avevo utilizzato il prodotto, quindi se era possibile restituire, magari prendere con un prodotto di simile prezzo, perché questo ti costa 15 euro, questo era in omaggio sopra, perché ho difficoltà proprio a inserirlo. È morbido che è morbido questo silicone, però ho un po' di difficoltà, voglio vedere se il mio fidanzato riesce a darmi una mano. Poi ho avuto dei campioncini, a parte i soliti... dove sei? Aspettate un attimo. C'è troppo casino in questa borsa. Allora. Ho avuto uno shampoo e una maschera effetto luce. Carino, mi piace. Mette in risalto molto i riflessi. Io faccio dei piccoli colpi di sole,
di luce, oppure quando me ne vado a mare, se riuscirò ad andare a mare, questo shampoo mi aiuta a enfatizzare un attimo l'effetto schiarente del sole. Poi quello che poi l'albis che vi l'albis, come si dice, la coppia che poi vi devo fare anche la recensione, cioè il balsamo enfatizzante e lo shampoo enfatizzante, che poi sarebbe la stessa linea di questo prodotto volume per capelli. Poi, ah, quello lisciante che non guasta mai, la signorina ormai mi conosce, mi dà sempre di tutti i campioncini che loro hanno, cioè un esemplare per ogni campioncino. Questo è quello lisciante, maschera e shampoo e maschera. E poi è uscita una nuova linea estiva. E come campioncino mi hanno dato lo shampoo idratante e ristrutturante ai filtri UV con olio di macadamia e anche la maschera sempre reidratante e ristrutturante con olio di macadamia, e in più hanno fatto anche la confezione prova dell'olio protettivo sempre con protezione UV, con filtro UV con l'olio di macadamia da provare. Di questo qua mi ho chiesto anche un campioncino per mia sorella e mia madre, ho chiesto se potevo avere un tris di questo per vedere un pochino com'era, se era il caso di che ci trovavamo bene avremmo acquistato la linea. Mettiamo tutto dentro e mettiamo qua. Poi sono scesa 3 secondi per andare un attimo a fare un giro, dovevo andare un attimo in farmacia e poi ne ho approfittato, sono andata da Idea Bellezza e ho preso scontrino alla mano terra compatta di Astra, questa, la numero 02, è della linea quella con le matte, sì, ed è quella. Sembra più rosea, l'apro perché tanto la devo iniziare a utilizzare il prima possibile, però è abbastanza fredda, non so se si nota, aspettate. Allora, questo più o meno è il suo colore. Questa sul dito è abbastanza fredda come tonalità, perché mi serve per fare il contouring, perché finora io sinceramente ho sempre sbagliato, avevo una terra troppo calda. Di recente ho visto una mia fotografia che avevo fatto il contouring con quella terra troppo calda e l'effetto che dava in fotografia ovviamente non era di un volto più scavato, ma di un volto completamente tondo, perché l'aranciato comunque mette più in evidenza di un colore caldo, mette più in evidenza di un colore freddo, quindi ho dovuto cambiare la mia terra. Questa è da... quanti grammi sei? 10 grammi, mi durerà un paio di secoli. Poi, ah sì, ho comprato il dischetto. Ah, la terra era in offerta a 2 euro invece di 2,50 euro. Poi ho preso i dischetti... 70 dischetti levatrucco a 1,50 euro, perché mi era appena finito, e ho trovato alla cassa le confezioni piccoline sempre da sporto. Questo è un deodorante stress protector, efficace nei momenti di stress, quello che fanno la bici da ora, della Nivea o Nivea, e l'ho pagato 1 euro, una confezione da 25 millilitri, quindi mi durerà anche dopo la vacanza. Comunque lo terrò da parte, spero di riuscire a spostarmi abbastanza, un pochino di più, a parte la vacanza quella già prenotata eccetera, spero di riuscire ad andare a casa al mare. Sì, ho pagato tutto 4,50 euro, diciamo dentro. Comunque mi sono dimenticata di prendere una cosa, visto che ho rotto l'ombretto nero della BIAP, che poi è il secondo ombretto nero opaco che vado a distruggere. Il primo era quello della Kiko, che più o meno la texture e la scrivenza era simile, visto che all'epoca avevo più vicino alla BIAP che ora ha chiuso, comprai questo, che il prezzo pure era molto simile, quindi ora sono rimasta senza ombretto nero e ero andata alla Idea Bellezza per prendere la terra e l'ombretto nero, mi sono dimenticata di controllare gli ombretti neri.
Comunque, ultimo step di acquisti appena fatti, sono passata da tutto 50 centesimi e ho preso i bigodini lunghi. Due li devo dare alla mia amica insieme al campioncino di Sephora. Metto già vicino, glieli, così glieli do. E poi, dove l'ho detto? Li metto qua. E quindi ne ho preso uno per me, due per la mia amica che ho. Uno per me, due confezioni per la mia amica che ha tanti capelli bellissimi e uno piccolino perché ormai la mia ex frangetta che una volta arrivava qua ormai mi arriva quasi vicino al mento, quindi ho bisogno di sistemarli anche su e con questo ho difficoltà. Se volete vedere il video di come metto questi vi, ve lo linko e in più ovviamente ho fatto anche la recensione che pure vi linko qua. Ok, recensioni. Primo prodotto da recensire, G-Cube, della linea Rolling Curls, quindi l'enfatizzante ricci, lo shampoo enfatizzante e il balsamo enfatizzante. Avevo diverse provine, quindi sono riuscita a fare diverse prove e tentative per vedere come reagisce questo prodotto sui miei capelli, come me li concia. Allora, il profumo semplice di balsamo e shampoo tradizionali, poi potere lavante ottimo, veramente ottimo. Quando uso, anzi, quasi tutti i prodotti, no, tutti i prodotti lavanti della G-Cube mi hanno sempre lasciato il capello veramente molto pulito per un tempo discreto. Io comunque ho quello capelluto un po' grasso, quindi dopo 3 giorni devo fare lo shampoo e questo i capelli li sento veramente un pochino più puliti e non si ingrassano subito dopo, perché a volte capita che quando sgrassate e pulite bene i capelli poi si sporcano molto più facilmente. Con i prodotti G-Cube questo non succede, mi piace. Poi leggo perché ho preso appunti. Volume, danno un bellissimo volume. Per esempio ieri sera ho le mollettine qua, però solo guardando qua io ho tutto questo di volume ed è distribuito bene anche in testa. Io ho comunque capelli molto leggeri e che scendono e avere tutto questo volume per me è un miracolo. Poi ho fatto diverse prove di shampoo, ho provato ad asciugarli con il diffusore però senza mettere la schiuma, non si può guardare, cioè tipo criniera a leone senza definizione, tanto volume ma zero definizione, quindi no. Poi ho provato a fare lo styling che faceva Clio, ho fatto vedere Clio con la fascia e escono dei capelli bellissimi, mi piace un sacco. L'ho fatto diverse volte quest'inverno quando facevo lo shampoo a casa di sera prima di andare a dormire, era troppo carino l'effetto. Poi lo styling con i bigodini viene molto più definito che senza lo shampoo e il balsamo di questa linea. Poi li ho asciugati senza fona naturale, senza neanche la schiuma e l'effetto è molto, molto naturale. Veramente sembra un capello che ha quella struttura e mi è piaciuto. Se non erro dovrei aver girato un outfit con i capelli in quello sta, cioè senza usare asciugati all'aria, senza mettere schiuma, ve lo linko qua. E poi l'ultimo, l'effetto che vedete ora, anche se ho i mollettine, l'ho asciugati all'aria però aggiungendo, forse ho girato un pochino di schiuma, qua li ho come si dice, incollati, però l'effetto mi piace molto, molto estivo, molto, mi piace molto, mi piace, se capito che mi piace molto. Scusate, adesso un po', questo tempo mi sta rompendo le scatole, sono molto meteoropatica. È estate? Ci deve essere il sole, me ne devo andare a mare. Comunque, il prodotto mi è piaciuto, forse prima o poi mi comprerò la linea. Vogliamo. Ultimo prodotto da recensire è una provina di un mascara della Monella Makeup. Questo uscì in una confezione di trucco che hanno regalato a mia sorella e ho scoperto che la provina di questo mascara
e il loro mascara basic. Anche se in provina hanno messo questo scovolino veramente minuscolo. Oddio, dove sei? Veramente minuscolo. Però è strutturato molto simile alla loro full size, veramente. Ho avuto modo di controllare anche l'applicazione perché ce l'ha una amica. Allora, cosa dire di questo mascara? È un mascara non nerissimo, lascia le ciglia estremamente naturali, le pettina abbastanza bene, le sistema abbastanza bene, non dà volume, quindi non è un volumizzante, non dà lunghezza, quindi non è un allungante. Le pettina solo molto bene, le apre bene, fa l'unica cosa che fa. È un mascara che non è di quelli... Cioè, vi ricordate quel mascara che non so, uno comprava senza sapere cosa voleva? Quel basic. Mi apre le ciglia, me le pettina, va bene così. Non è nerissima, quindi ha un effetto tantissimo naturale. Non si sfalda, non è un mascara che tende a sciogliersi o a far cadere pallottoli neri sulle gote, neanche se fate più di una passata. Regge bene la piega con il piegaciglia perché è molto leggero come struttura, come prodotto all'interno. Lo butterò ora nella borsina dei trucchi per la vacanza. Quando tornerò lo userò soltanto per le ciglia di sotto, perché lo scovolino è piccolino, è molto comodo per mettere il mascara sotto. Ok, video prodotti carrellato abbastanza lungo, finito. Spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile specialmente. Vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!